Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video, come Gozzo e come mi avevate detto tutti quanti ormai da tradizione, come è già stato fatto 2 mesi fa, shopperemo di nuovo il pass battaglia con un ospite speciale che già conoscete. Sì, io sono il nonno. Il nonno Omega. Il nonno? Omega. Omega, nonno ecco, Omega. Esatto. Allora ragazzi, siccome molti di voi ci avete detto, mi avete anche detto che vi è piaciuto moltissimo il video insieme a lui dove abbiamo fatto il pass, dato che oggi c'è la stagione nuova, porca miseria, compreremo di nuovo tutto quanto. Tutto. Però ci vogliono 160 euro, dove li prendiamo? Dal banco. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale assolutissimamente, così possiamo vedere altri video insieme a lui, così magari mi dite anche nei commenti se vi è piaciuto tutto il resto. E da quello che sembra ci sono tante nuove skin di ragazze che a lui piacciono, le ragazze, vero? Sì, è voglia. Quindi adesso, quanto sono belle. Come vedete siamo nella schermata della stagione 6, che ci sono tante novità. Ora vedremo anche, sciopperemo tutto velocemente e vediamo anche qualche novità, come vediamo anche di sottofondo che c'è l'isola, c'è un'isola volante adesso. Ah, l'isola volante. Ok. Allora, vedi, noi qui abbiamo il pass battaglia, dove stanno le skin, vedi questa, ti piace questa? Aspetta, però la dobbiamo comprare. È una cowboy con i pantaloncini corti. Quella è quella dell'altra volta, No, questa è nuova. È una nuova. È una cowboy. Bella, vedi, poi diventa, bella, vedi, bella. Diventa tutta vestita di nero, però non si vede più la faccia perché dopo diventa cattivo. Ok, allora adesso prendi questo che compreremo di nuovo tutto dall'altro lato. Ok, bravo. Premi di nuovo quel tasto di prima. Bravo, quello lì. Ok, premilo di nuovo. No, è sbagliato, mo. Questo qui di sopra. Questo? Sì, quei due sono quelli che si usano. Ci hanno aggiunto di nuovo i soldi. E noi adesso abbiamo, diciamo, comprato tutto quello che ci sta qui. Siccome già alcuni ce le avevo, sì. Le abbiamo comprate. Adesso dobbiamo fare il guadagno, se no non li diamo noi. Bravo. Esatto. Vedi, tu adesso, vabbè, premi di nuovo sempre questo tasto qui, la X, tante volte. Quello, tante volte a ripetizione. Vedi, abbiamo sbloccato un cavallo, una ragazza, cowboy e tante altre cose. Vai, premilo a ripetizione. E ci sono tante cose. Un cammino, insomma ragazzi, tutto quello che c'è. Un cane, abbiamo sbloccato un cane. No, il cane non ne voglio. Ma questo è uno zaino, cioè è un cane. Un mantello? Vai, ce ne sono ancora tante. Adesso che cosa? Vai, devi farla tante volte, vai, ti dico io basta. C'è tanta roba. Ah, c'è tanta roba da comprare. Con i 60.000 euro? Sì, ce li danno tutti? Sì, tutti. Ok, ma abbiamo finito. Ma diciamo che noi abbiamo comprato fino a livello 31, no? Perché ci conveniva. Sì. Ok. Allora dobbiamo comprare dal livello 32 fino alla fine, che vediamo quanto ci costa. Un livello costa 150. Quindi, ora facciamo un calcolo veloce. Facciamo un calcolo di matematica. Di somme. Bravo. Quindi di somme. 100 meno 31 sono 69. 69 per 150 ci vogliono 10.350 V-Bucks, ragazzi. E qui la professoressa di matematica si leva perché sono stato proprio bravo. Quindi, essendo che ce ne vogliono 10.000, torneremo al negozio e compreremo una bella ragazza. Compreremo prima i soldi e poi con i soldi compriamo le ragazze. Certamente sì. Esatto. Compriamo prima quello da 59 euro e poi quello da 25. E poi quello da 25. Ok, vai, fai acquista di nuovo con questo tasto qui di sopra. Bravo. Esattamente come prima. I soldi. Vai di nuovo quel tasto. Ok, su 150, come l'ultima volta quando l'abbiamo fatto. Come l'ultima. Bene, ora siamo sul pass battaglia, no? Quindi adesso a te l'onore di comprare tutti i livelli. Premi questa freccetta qui, così, verso là, bravo. Questo tasto di sotto. Questo qua? Sì, quello là. Premilo tante volte. Un bel po' di volte devi premere, vedi? Sta arrivando 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20. Insomma, ragazzi, stiamo per comprare tutto. Tutto. Perché stiamo acquistando da livello 34, che abbiamo sbagliato, perché ovviamente lui non vede e non riesce a capire, perciò sto io che lo aiuto, è vero? Sì. Fino a livello 100. Mi sa che siamo arrivati. Livello 99. Oh, quello di sopra, questo qui. Questo. Uno. Questo qui. Quello che hai premuto prima. No, questo. Questo qui. Ah, questo qui. Ecco.
E compriamo tutto? Vai, mo abbiamo comprato tutto. Mo fai di nuovo tante volte questo tasto qui che è già premuto. Vai, vai, tante volte. Vedi, adesso ci sto facendo vedere tutte le cose che abbiamo comprato. Quindi ragazzi, vediamo gli schermi. Qui ci sta un drago, ti piace il drago? Ecco, vedi questa, guarda che bella questa. Guarda che bella ragazza questa, si chiama Fiala. Quella l'abbiamo comprata? L'abbiamo comprata, tutto quello che vedi adesso l'abbiamo comprato. Allora, roba nostra. Tutta roba nostra. Ah, bene. Si chiama Fiaba sta ragazza, proprio un po'. Fiaba? Fiaba, come le fiabe. Ah, Fiaba. Bravo. Vai, continua a premere quel tasto, come hai detto, quello che abbiamo sbloccato. Vai, ripetizione. Ci sono tante cose, ci sono pipistrelli, c'è un rotolo di carta igienica, tanti bei sfondi. Insomma ragazzi, ci sono tanti altri, poi ci sono anche tanti altri in pace, abbiamo shoppato tutto. Abbiamo speso 10.000 euro a bomba, no, 150 più o meno. Ecco, vedi questa è una specie di donna però vampiro. Ah, vampiro, no. È cattiva questa. È cattiva. Vai, continua, vediamo che altro abbiamo sbloccato. Quella ci succhia il sangue. Ci succhia il sangue. E anche qualcos'altro. Pure. Vai, continua. XX. Quanto mi devo fermare? Dimmi. Vai, è finito. Ok, adesso, come vedete, abbiamo comprato tutti i livelli. Cioè siamo a livello 100. Tutto quello che vedi qui adesso è tutto nostro, no? Però se dobbiamo vendere, vendiamo soltanto la bambino, eh? No, noi non dobbiamo vendere, ormai è nostro, non si può più vendere. Ah, non è nostro? No, è tutto nostro, però non possiamo vendere. Ah, non possiamo vendere? No, è tutto nostro. Aspetta, allora ci ho portato tutto a casa. Esatto, allora ragazzi, come vedete abbiamo shoppato con nonno tutto quanto quello che fa parte del pass battaglia della stagione 6, che vi ricordo è a tema oscurità. E come vedi nonno, qui abbiamo comprato tutto quanto. Quindi adesso ci sono tutte le nuove skin che abbiamo comprato. Allora, c'è questo qui che sarebbe, che diventa un lupo dopo. È un ragazzo normale che si trasforma in un lupo e spatta. Ah, ho capito. Un come si chiama? Poi c'è questo. Questo c'ha un vestito da lama. Da lama? C'è così su un lama. Che taglia? No, la lama, non le lame. È un lama, è un animale. Ah, è quello che sputa. Sì. Poi abbiamo un cavallo. Ma io non lo vedo. Uno con la testa da cavallo. E lo so. Ah, uno. Vedi che ha la testa da cavallo? Sì. Poi abbiamo la ragazza, quella che piace a te. Ah, bella. E quando me la dai? Adesso te la dà. Dammela che... Poi qui c'è la ragazza vampiro che anche è bella, devo dire, cioè non è brutta. Qual è? Questa qua, guarda, la sto facendo vedere, sì, non devi premere niente. Ma non viene con noi quella? No, ora dobbiamo scegliere noi quale prendere di quelle nuove, capito? Ah, poi c'è questa qua che è la cowboy, vedi com'è bella. Insomma, è bella questa. È bella la cowboy. Bella. E poi c'è uno con la testa da zucca. Che ne facciamo di questo? È brutta. Ok ragazzi, dato che abbiamo comprato tutte le nuove skin del pass battaglia stagione 6, vedi come diventa questo? Guarda, diventa un lupo pazzo. Insomma, diventa un lupo micidiale. Un lupo mannaro. Infatti è un lupo mannaro a tutti gli effetti. Ok ragazzi, dato che abbiamo comprato tutto quello che fa parte della stagione 6, dai deltaplani a... Vedete, qui ci sono nuovi deltaplani, facciamoli vedere. Qui c'è una cassa d'oro, i soldi. Buona. Qui che ci sta? Un picnic, puoi fare? Sì. E poi qui ci sta un pepistrello. Madonna! No, questo non è poi il pepistrello, È bellissimo. A te piace il pepistrello o il drago? Nell'uno e nell'altro. Vabbè, mettiamo il pipistrello che è nuovo allora. Ecco, poi già ci sono i nuovi picconi. Questo qui che... Ti piace questo? È un piccone tipo una radio cui si spacca. Mettiamo questo, va. Beh, in via del tutto eccezionale. Poi ci sono tanti nuovi scudi. Guarda quanta roba che ci sta qui, uno. Mamma mia. Ah, vedi, qui c'è il cane. Ti puoi portare il cane o il drago? Ma questa è tutta roba nostra? Sì, tutta roba nostra. Ok. Questo è uno zaino. C'è uno zaino dove ci sta un drago e uno zaino dove ci sta un cane. Quale ti piace di più? Il cane, cioè. Il cane. No, il drago no. E poi qui ci sono tanti nuovi balli, vedi qua, lo vedi che sta ballando la ragazza? Ma sempre quella ragazza, sì, sempre la ragazza che hai scelto tu. Visto com'è bella. Sì. La balla poi, proprio bene. Poi ci devi imparare a noi pure, Infatti, vedi, qui ci sta, fa un balletto un po' strano. Sta che deve fare la pipì. No! Vieni al bagno, vieni! Vieni con noi! Che la facciamo fare noi la pipì, se hai bisogno d'aiuto. Ti aiutiamo noi. Ok, direi che siamo tutto a posto. Tutto. E adesso, vedi, ci abbiamo il cane dietro, no? Il cane, qui c'è un cane piccolino, non lo vedi perché è lontano, c'è sta un cane. Qui c'è la ragazza che hai scelto tu e dietro c'è il cane. Comunque, questa ragazza si sblocca, mo ti dico a che livello si sblocca a livello 47.
Ok, ora dammi questo. E ragazzi, proviamo a fare una partita e vediamo un po' come ci esce, anche perché ci sono delle nuove novità. Cioè, io ti sento comunque, ricordo. Sì. You feel me. Quindi adesso, non so, commenta tu, dimmi un po' come ti sembra quello che vedi, perché adesso c'è un'isola devastata che sta qui per aria, c'è un lago e c'è sta tanta roba. Sembra sta... quello. Ah, ok. Vedi. Ecco, vedi quanto è bella quando balla? Fa un ballo tipo quello messicano. Messicano, sì. Ma ecco, e quando viene a ballare con noi? Quando viene a ballare con noi. Ecco il problema. Si sta divertendo. Questa sembra tipo è un cappuccetto rosso. Ecco, oddio, il pipistrello è fighissimo. Wow. Ok, le abbiamo fregato uno là. Non so, mi dai il momento di sparare, grazie. Qui è l'isola fluttuante, no, però c'è talmente tanta gente. Non c'è tanta gente. No, c'è tanta gente. C'è tanta gente. Appena... Oddio, ma così può saltare ancora. Oddio, ma è spettacolare. Oddio. Guarda, non lo vedi, questa è una specie di isola fluttuante di quelle cazzute proprio. Cioè, guarda, noi possiamo salire. Madonna mia. Fa paura però, guarda. Il pipistrello, sì, è un po' di figaggine. È spettacolare, l'hanno fatto proprio bene. Ok, dobbiamo cercare qualcuno da ammazzare. Il problema è che non si capisce bene. Cioè, si può andare giù, sotto, sopra. Oh mamma. Madonna, che casino. No, cosa stai vedendo? Cosa capisci? Sì, ma non capisco niente. Perché quello, una volta va giù, una volta va su. Lo so. Infatti noi ci stiamo buttando di nuovo. Non è lineare il suo comportamento. No, per niente direi. Non è per niente lineare. Oddio. Infatti ci sono dei teschi, ci sta di tutto. Ok, ora ragazzi, vediamo di fare un po' di materiale. Mi ha fulminato. A noi. Ci ha fulminato. Lazzarone. Lazzarona con 7 di vita. È rimasto con 7 di vita, cioè pochissimo. Se gli davamo uno scudo le moriva. Porca miseria, abbiamo mancato. Tutto il post-battaglia della stagione 6 con questo bellissimo ballo di sottofondo insieme al nonno qui che abbiamo veramente spaccato tutto, abbiamo sciopato tutto, abbiamo fatto tutto. Acquistato tutto. Esatto. Anche le ragazze. Anche le ragazze, che sono la cosa più importante. Più importante è vero. Quindi ragazzi, mi raccomando, a bomba, se il video vi è piaciuto, un bellissimo mi piace, iscrivetevi al canale, nei commenti, dite. Ok. Questa cosa è la più importante. Gli devi dire okay. Nei commenti ditemi se vi è piaciuto che abbia comprato tutto il nuovo passo con tutti i nuovi passi. I ragazzi non ci piacciono, lo so, però li facciamo vedere che sono una novità, ecco, solo per questo. Sempre se stati insieme a noi in questo fantastico duo, in questo nuovo pass. Noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video, grazie per la visione. Ok, bella a tutti. Dai, di un bello a tutti. Arrivederci, buona giornata a tutti. Ecco, meglio di niente.